Buonasera a tutti e a tutte le persone presenti. Due parole rapide su questa idea degli Olivetti Design Talks, programma online, come ci stavamo dicendo nella chiacchierata adesso, che era nato in realtà per essere fisico nell'auditorium di Casa Blu a Ivrea, quindi della sede di Olivetti. Poi le circostanze e gli eventi ci hanno impedito di farlo fisico e abbiamo avviato lo stesso questa produzione digitale. L'idea era venuta a me e a Pierre, abbiamo detto chissà se riusciamo a reggere più di due o tre puntate, in realtà stiamo già ragionando su altrettante puntate autunnali, magari gestite in altra modalità ibrida, magari non necessariamente soltanto online, però questa modalità ci permette di avere adesso no, persone che in questo momento possono a Treviso, Cino ci ha mandato il video perché stava partendo per Parigi, quindi l'altra settimana scorsa c'era Serini della World Design Organization dagli Stati Uniti, quindi perlomeno, vediamola, no, dal punto di vista positivo, riusciamo a avere presenze anche qualificate in giro per il mondo. Due parole sul perché del design, ovviamente, cosa significa e cosa ha significato in Olivetti lo sappiamo tutti. Cosa significa in Olivetti oggi? Significa ancora tanto, tanto che il payoff di comunicazione che usiamo adesso è design meets technology, quindi una sintesi di innovazione e tecnologia, ma tutta fondata sul design e su un concetto di human centricity che deve essere sempre al centro. Come lo facciamo? Faccio l'esempio di 2 settimane fa, dove c'era ancora Pierpaolo che guidava le danze. Abbiamo fatto un lancio con un'altra azienda italiana di un prodotto innovativo in ambito home office che si chiama Unica all'interno della famiglia Sintesi, quindi ancora l'unione di passato, design e futuro, e l'abbiamo fatto da Ivrea e quindi ancora una volta questa unione di design ritorna sulle attività contemporanee. È un bell'esercizio ed è una sfida costante quella di riuscire a costruire dei percorsi, anche diciamo, tanti di questi, anche insieme a Fondazione Adriano Olivetti, c'è Matilde, poi dopo tanto che parleremo con lei anche di questo, cioè riuscire a dare valore ai valori, no? Non è scontato, non è facile, non è semplice. Mantenendo poi magari ognuno delle proprie caratteristiche e delle posizioni sui valori della persona, sui valori dell'azienda, dove tutti possono poi contaminarsi e toccarsi fra di loro. Quindi il design è un pochino, se volete, il filo conduttore anche di questo, perché poi le scelte di design sono state fatte da Adriano Olivetti in primis sulle persone che ha scelto e da lì è nato tutto quello che conosciamo. Pier, se vuoi aggiungere tu Sì, qualcosa? grazie Gaetano, dico due parole. Intanto buonasera a tutti e siamo giunti, come dicevamo prima, al settimo appuntamento della Olivetti Design Talk e oggi esploriamo proprio il tema dell'architettura. Parleremo ovviamente di Ivrea, città industriale del XX secolo, un riconoscimento importante dell'UNESCO avvenuto solo un paio di anni fa. Ivrea quindi è entrata, come è noto, a far parte della World Heritage List. Come si legge nella pagina web UNESCO, il sito di Ivrea si estende per 71 ettari. Qui sono presenti, si legge sempre nella stessa pagina, 21 tra edifici e complessi architettonici. Altro elemento interessante, si parla di un insieme urbano e architettonico di proprietà quasi esclusivamente privata. Questo è un primo importante tema. Come cambia la valorizzazione di un sito, UNESCO o non UNESCO, quando è di proprietà privata o pubblica? È uno dei tanti temi che ci piacerebbe oggi discutere con i nostri ospiti. Gli argomenti sono molti. Vi presento immediatamente i nostri relatori. Carlo Olmo, che avete già visto prima, professore emerito di storia dell'architettura, ha insegnato in moltissime università in Italia e all'estero. Ha pubblicato più di 30 volumi, tra cui Urbanistica e Società Civile nel 1992 e Città e Democrazia nel 2018. Il suo curriculum ovviamente è molto esteso, posso sintetizzare dicendo che è stato anche fondatore nel 2002 e poi direttore per 10 anni del Giornale dell'Architettura, pubblicato dall'editore Umberto Alemanni di Torino, poi curatore della mostra Costruire la città dell'uomo, Adriano Olivetti di Urbanistica, questo qui è il catalogo della mostra, aperta nel 2001 in occasione proprio del centenario della nascita di Adriano Olivetti. Matilde Trevisani, l'abbiamo vista prima, è project manager della Fondazione Adriano Olivetti, laureata in filosofia all'Università La Sapienza di Roma,
si è specializzata poi in diritti umani e cooperazione internazionale all'Università di Bologna e poi in management alla London School of Economics. È stata responsabile del progetto di candidatura a sito UNESCO di Ivrea, città industriale del XX secolo. Bene, Cino Zucchi, insomma, è una figura piuttosto conosciuta, è un architetto milanese, si è laureato al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge in arte e design, con un bachelor degree, e poi invece una laurea quinquennale presso il Politecnico di Milano, si laurea nel 79. Professore ordinario di composizione architettonica presso l'Ateneo Milanese, e insieme allo studio Cino Zucchi Architetti, quindi al suo studio, ha progettato edifici pubblici, edifici residenziali, master plan, recuperi di aree industriali e storiche, e tra le molte realizzazioni, voglio citare il nuovo centro direzionale Lavazza, quindi la famosa nuvola Lavazza, e poi l'ampliamento del Museo Nazionale dell'Automobile. In questo momento è su un aereo, come diceva prima Gaetano, però non ha voluto perdere questo talk e ci ha inviato un video che tra poco condivideremo. Maria Alessandra Segantini, come dicevamo, l'abbiamo rivista poco tempo fa anche proprio su Prospettiva Olivetti, questo bellissimo documentario di Maffei. E Maria è architetto e professore di progettazione architettonica e urbana. Dal 94 dirige con Carlo Cappai uno studio di architettura con sede a Treviso e a Londra. Affronta principalmente i temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo dei territori. Segantini è stata invitata ad esporre alla 15ª Biennale di Architettura di Venezia e anche al MoMA di New York. Michele Caffarelli, credo tutti, è un architetto raffinato, socio fondatore di La Matilde, stato docente anche al Politecnico proprio nel corso di studi in design e comunicazione visiva, è autore del volume Di Design, ovvero niente, quel volumetto che lui ha curato e ha scritto anche insieme a alcuni colleghi, ed è soprattutto assessore presso il Comune di Ivrea con numerose deleghe, urbanistica, arredo urbano, edilizia privata, lavori pubblici, manutenzione, sicurezza e difesa del suolo. Bene, lascio la parola a Gaetano. Allora, Matilde, grazie Pier. Matilde, la prima domanda per te. Allora, l'abbiamo più o meno detto sia insomma, in questa fase iniziale. Allora, la Fondazione Adriano Olivetti è stato il fulcro per arrivare al riconoscimento dell'UNESCO del luglio 2018. Tu sei stata al centro del dossier di candidatura. Quindi è sicuramente un riconoscimento che va oltre la figura di Adriano Olivetti, parte dalla figura di Adriano Olivetti, no? E si estende sul territorio, sulla comunità e su tutta una serie di e ha tutta una serie di altre ricadute. Quindi la domanda, se vuoi, è intanto che cosa ha significato per voi come fondazione, che ricordo comunque a tutti, no? La fondazione è socia e partner anche con noi all'interno dell'archivio, quindi con Beniamino soprattutto ci sentiamo quasi quotidianamente. E quindi e cosa significa o cosa dovrebbe o cosa potrebbe significare in più magari per tutta la comunità olivettiana? E per comunità olivettiana, dico, non parliamo soltanto di Ivrea del Canavese, ma questi talk e anche altre attività che fate voi lo insegnano, cioè il concetto di comunità olivettiana è globale. Quindi cosa significa in quel senso? Allora, innanzitutto grazie Gaetano per questo invito, sono molto felice di essere qui questa sera e di rappresentare la fondazione e grazie anche per questa bella domanda, perché ecco, le domande sono importanti e questa domanda mette insieme un po' tante cose, perché è vero, la fondazione è stata tra i primi a credere nella candidatura, che insomma è stato un lungo processo che è durato 10 anni e che non aveva molte persone che ci credevano all'inizio, come insomma tutti quei progetti un po' visionari un po' folli. E quindi questo ci tengo a ricordarlo e a dirlo perché poi se oggi siamo qui dal 2018 e quindi sono passati 3 anni, siamo qui a parlare grazie a tutto quello che c'è stato prima. E che cosa è successo prima? Ecco, l'inizio, il vero inizio del progetto è stato, sono state probabilmente le fondamenta più importanti, e cioè far conoscere Ivrea. Oggi ne stiamo parlando, ma nel 2008 Ivrea non era conosciuta. E quindi
questo che cosa ha significato? Soprattutto grazie, diciamo, all'inizio, quindi alla presidenza di Laura Olivetti, che si è spesa enormemente nella costruzione di un consenso davvero culturale e istituzionale, rispetto a questo progetto, e a aggregare tutta una serie di, oggi li chiameremo stakeholder, stakeholder che appunto sono stati istituzionali ma anche molto culturali. Quindi da un lato c'è questo, diciamo, questa componente che dobbiamo assolutamente raccontare, dall'altro probabilmente la sfida più importante, come diceva Pier Paolo all'inizio, è stato lavorare su un patrimonio privato per la grande sfida. Quindi, che abbiamo portato all'attenzione, è stato il primo sito di architettura industriale del Novecento, per la maggior parte privato, quindi di cui la fondazione non è proprietaria. Quindi questo è un ulteriore elemento che ci piace sempre, sempre raccontare. Quindi il nostro è stato un lavoro di facilitazione e di facilitazione e direi anche un po' una grande capacità aggregativa dei diversi soggetti che poi hanno composto il progetto. Il significato per noi penso che sia duplice, quindi da un lato, come diceva Gaetano, valoriale e di prospettiva, e dall'altro un po' di metodo. Allora, il primo è facile, quindi le candidature UNESCO si costruiscono sul valore universale, che va dimostrato dimostrando l'unicità, ma anche comparando i siti che ci sono in tutto il mondo. Quindi la sfida è stata grande. E però è un riconoscimento che quasi appartiene al DNA di Olivetti, perché Olivetti parte da Ivrea, che è appunto all'ombra delle Alpi, un po' schiacciata da Torino e Milano, ma aveva nel DNA già all'inizio la sua dimensione internazionale e globale. Quindi è stato un po' tornare a casa nel mondo il riconoscimento UNESCO. Dall'altro, e quindi anche di prospettiva, perché probabilmente è il progetto più importante di valorizzazione di questa storia materiale ed immateriale. E quindi di prospettiva di tutto quello che si potrà realizzare, che si è già realizzato e che si potrà realizzare in futuro. E poi c'è un secondo aspetto meno evidente, che è invece di metodo, perché quando, insomma, ho appena detto che la fondazione non è proprietaria di questo patrimonio, significa che abbiamo fatto un lavoro di filantropia culturale, sostanzialmente, aggregando appunto attori diversi e energie diverse. E anche questo panel di questo talk di oggi un po' lo testimonia. Cioè, questo progetto è una buona pratica di grande collaborazione, perché si è riusciti a mettere, proprio date le specificità del sito, insieme diversi settori. Cioè, abbiamo, come dire, la fondazione che rappresenta appunto un'istituzione privata, che appartiene un po', no, all'area della società civile. Abbiamo i privati che rappresentano, no, i proprietari, ma anche nell'esempio di Olivetti, anche un'impresa ancora oggi presente sul territorio. Abbiamo il comune, che è il lead applicant, no? È il grande responsabile poi in realtà del mantenimento, della conservazione, del rispetto, no, di tutto quello che l'UNESCO ci chiede. E poi abbiamo l'università che è uno dei pilastri più importanti e che, no, arricchisce di contenuti questa storia. Quindi sì, per tornare un po' a quello che mi hai chiesto, Gaetano, i significati sono, no, sono tanti, e quindi sono tutti ugualmente un po' importanti. Grazie. Grazie Matilde. Una domanda invece che vorrei rivolgere a Carlo Olmo, al professor Olmo. Carlo, io ho studiato tra l'altro con Carlo Olmo storia dell'architettura e lui stesso ci ha consigliato, prendete una macchinina e andate a Ivrea. Quindi Ivrea è davvero una meta obbligata per chi studia architettura. Perché è così importante questo patrimonio, Carlo? La sua importanza ha una storia che in realtà fa di Ivrea, ben prima della candidatura UNESCO, fa di Ivrea un
quello che dichiarava essere la più grande collezione di architetture contemporanee all'aperto. Il Brea è stata al centro, diciamo, del dibattito prima sull'architettura e poi sul restauro dell'architettura contemporanea in due fasi molto diverse. Ed è stato forse il focus di un atteggiamento culturale che va al di là della narrazione comunitaria e che forse andrebbe allargato e ripreso per non vivere solamente di cose che si sono già acquisite. Il primo periodo importante dell'architettura olivettiana indubbiamente sono gli anni tra il 45 e il 60, finché vive Adriano, e poi c'è questa figura fondamentale di tutta questa vicenda. Forse dal punto di vista poi degli esiti finali architettonici quasi più importante, che è Renzo Zorzi, che fanno di Ivrea, della Olivetti, del mondo olivettiano, finché è stato un mondo olivettiano, cioè fino all'81-82, il centro di un dibattito che poi trovava nelle architetture via via realizzate dalle prime di Figinio Pollini ad arrivare fino a Gino Valle. Faceva delle architetture olivettiane non tanto degli esempi, no? Cioè degli exemplum da spendere sul piano dell'immagine, quanto delle opere che avevano un valore nelle funzioni che svolgevano. Io mi ricordo quando ho cominciato a studiare Adriano Olivetti, quando l'archivio storico era quasi inaccessibile, i fondi segreti erano invisibili, non si era ancora prodotta la divisione tra la fondazione e l'archivio storico. E incontrai Zorzi alla Salute, perché lui era allora il direttore della Fondazione Cini, e la diffidenza che esprimevano nei rispetti di uno studioso che non poteva essere olivettiano, perché all'età, quando c'era Adriano Olivetti, io ero un bambino, quindi non era possibile. E poi lo straordinario legame che si è costruito e che è arrivato sino alla morte di Renzo Zorzi, intorno al significato del patrimonio e alla sua gestione. E qui arriviamo ai problemi che la gestione, cioè il restauro delle architetture olivettiane propone certamente oggi ancora di più, che Ivrea è stata riconosciuta come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è una stagione non felicissima, devo dire, nonostante la cosa forse più importante sia stato il piano regolatore curato da Campos Venuti e da Oliva, che comprendeva al suo interno una divisione delle architetture olivettiane con una concezione che non riguardava solo quelle riconosciute nell'area dell'UNESCO, estremamente sofisticata, come aveva cinque categorie diverse, in cui gli interventi possibili erano differenziati a seconda del valore che veniva riconosciuto alle architetture. Devo dire che le vicende, per esempio, del restauro delle officine o della mensa, non sono proprio felicissime, nel senso che hanno dei problemi che le architetture contemporanee pongono comunque, perché sono le officine un mix di interventi nel tempo diversi,
sono spazi grandi che richiederebbero una funzione, un consumo dello spazio che oggi non esiste, o come la mensa erano il centro di un'attività che oggi non esiste più. Cioè la mensa Olivetti era il luogo dove non solo si consumava il pranzo, ma dove c'era l'emeroteca, dove c'era l'aula, lo spazio di dibattiti, dove aveva una serie di funzioni che oggi non trovano nella società, non è un problema di Ivrea specifico, non trovano nella società un riscontro. Quindi rifunzionalizzare, restituire un significato che non sia lesivo della storia e nello stesso tempo sia attuale, un compito ed è una sfida che, devo dire, tutti quanti voi avete sugli occhi, davanti agli occhi, con dei problemi che riguardano naturalmente il fatto che i materiali, le tecniche, la distribuzione spaziale di quelle architetture non sono così scontate oggi. L'altra cosa è la memoria. Ora, su questo io ho una mia riflessione molto, che poi trova nel libro, nell'ultimo libro, finalmente anche un'espressione positiva, cioè nel senso che le architetture olivettiane sono molto di più di quelle che è quella che, se noi fossimo degli storici seri o delle persone serie, chiameremmo ricezione del messaggio culturale e architettonico della Olivetti, è molto più largo. Quando io avevo organizzato la mostra che poi portò al catalogo, che ha fatto vedere prima Pierpaolo, una mostra che ebbe all'inizio, nella presentazione, il suo momento di tensione maggiore, perché era allora sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, e fece un intervento a dir poco, non uso termini perché le persone sono viventi. E sì, ci fu una reazione non indifferente di fronte a un tentativo di appropriazione così grossolano da parte di quella. Però oggi come oggi, se noi ponessimo una domanda, chi conosce l'urbanistica e il rapporto tra urbanistica e architettura che si sviluppa a Ivrea, e non solo a Ivrea, o Adriano Olivetti, da Pozzuoli a Matera, ha popolato l'Italia del Sud, per esempio, ma ha costruito, come sa benissimo Pierpaolo, architetture industriali e non, dal Messico al Brasile, in tutto il Sud America, e non solo. Gli showroom della Olivetti sono stati dei luoghi che ancora non sono stati studiati come luoghi, sono stati studiati al massimo come progetti e come disegni. Io credo che in chi gestisce la memoria di una così straordinaria e così difficile, difficile perché ci sono dei luoghi comuni che vanno smontati e che vanno riproposti in termini molto diversi, e abbia questa responsabilità, abbia la responsabilità di non falsare la memoria. In un periodo storico in cui questo mio grande amico, che François Hartog, dice che esiste solo più il devoir de mémoire, esiste solo più un dovere di memoria che poi si come ho scritto anche recentemente, suscitando una serie di reazioni molto ampie, ha trovato nelle forme di collezionismo le sue espressioni più frequenti, al punto che oggi non c'è un giorno dell'anno che non testimoni qualcosa. Non so oggi quel giorno di cosa sia, ma ieri era il giorno della biodiversità, poi il giorno prima invece era il giorno dei conflitti
etnici. Carlo, posso condividerlo quell'articolo nella chat? Posso condividerlo? Certo. Allora, il mulino è diventato una specie di must della discussione politica. Comunque. Carlo, io ho anche delle slide, volendo, dell'ufficio consulenza cave dipendenti di Tarpino. Quando vuoi, io le ho. Ecco, per esempio, la figura di Tarpino è uscita fuori allo scoperto adesso, con quel lavoro, perché le figlie di Tarpino hanno reso disponibile l'archivio del padre, e questa figura, che è una figura chiave, perché è l'appunto di mediazione tra la presenza ivrea di Quaron o di Ridolfi, e invece le realizzazioni, che non sono solo quelle che sono di Quaroni e di Ridolfi. Poi si scopre, facendo questi lavori, che Adriano Olivetti non voleva Ridolfi, cioè nessuno lo poteva neanche pensare che fosse così. In realtà fu Volponi poi alla fine che costrinse Adriano a prendere come architetto di uno degli oggetti più sensibili di tutta la vicenda, e anche dei restauri più sensibili di tutta l'architettura olivettiana. Tarpino e, diciamo, le architetture, le più che 300 architetture che sono catalogate e studiate in quel libro, non sono che un inizio. Chi conosce che il Volponi e Adriano nel 1955 decisero che facevano un concorso interno per individuare tre tipologie di case, no? Tre tipologie di residenze, in accordo con l'Ina Case da una parte e con l'Umbra dall'altro, per far sì che ci fosse un segno territoriale, che le architetture non fossero solo quelle che tutti guardavano, ma che le architetture fossero condivise dalla comunità e fossero a disposizione. E poi si creò una procedura per le quali gli abitanti o i proprietari di allora venivano consultati nel momento in cui il progetto cominciava, cosa che non è più avvenuta nella storia dell'architettura, se non in casi del tutto eccezionali e limitati nello spazio e nel tempo. Io credo che sarebbe proprio necessario riprendere queste interpretazioni, queste, come si dice adesso con un termine del tutto abusato, narrazioni, e riprenderle, e con la possibilità di accedere ad archivi che allora non erano neanche visibili, perché gli archivi segretati sia dell'archivio storico che della Fondazione Olivetti sono accessibili non del tutto, ma comunque quasi del tutto, solo da pochi anni e alcuni da pochi mesi, e provare a riscrivere questa storia, perché è una storia molto più interessante di quella che si racconta. Non è fatta da icone, non è fatta da grandi protagonisti, neanche da grandi oggetti. È una storia di diffusione, è una storia che vede i modelli architettonici che si diffondono, vede i ruoli che hanno avuto, per esempio, in tutto il Canavese prima, ma poi intorno a Pozzuoli. Adesso siamo entrati in un altro dei centenari orribili che caratterizza questo periodo storico, e c'è il centenario di Cosenza. Cosenza è un caso tutto da studiare, come questo comunista che non apparteneva neanche alla tradizione comunista napoletana, perché non apparteneva certo alla corrente a cui poi fece capo anche il presidente nostro della Repubblica, e ancora vivente peraltro, ma era un comunista duro. Come un comunista come lui possa diventare un protagonista di una vicenda che ha al centro invece il rapporto comunitario, e come ho cercato di documentare con quel piccolo accenno, ma che nel libro è molto meglio rappresentato,
forse possa diventare interlocutore di un personaggio come Adriano, che come voi sapete parlava poco e ascoltava tanto, devo dire che non è una cosa così facile da risolvere. O si semplificano le cose, oppure se si vuole andare più a fondo, se si vuole restituire questa complessità. Il caso di Cosenza è uno dei tanti casi, no? Tanti casi. E poi si vuole, ultima cosa, sottrarre la memoria storica e quello che è stata l'avventura comunitaria da delle appropriazioni indebite, cioè nel senso che non basta essere un industriale che fa qualche casa per i propri dipendenti, oppure che fa un po' di beneficio sociale in varie, gli asili nido, queste cose qua per definirsi olivettiani. Ricordatevi che Olivetti è intervenuto su tutti i piani, da quelli culturali a quelli urbanistici, da quelli sociali a quelli economici a quelli politici, e che la chiave di lettura di queste vicende è difficile ed è complessa per questo, e va restituita perché è la vera ricchezza che avete. Cioè, la ricchezza non è solo nella fama, che comunque assicurata da decenni, non è un problema di oggi quello di rendere Ivrea visibile nella comunità degli architetti e degli urbanisti o di chi si interessa di architettura contemporanea. Ivrea è il centro dell'interesse dall'inizio degli anni 50. E il problema è invece spiegare che cosa, no? qual è la recezione del messaggio olivettiano negli anni in cui Adriano è vivo, negli anni in cui viene presa l'eredità da Renzo Zorzi, negli anni in cui la Olivetti è ancora attiva come fabbrica e come industria nel canavesano e non solo nel mondo, e dopo, quando è lì, cambia tutto. Io ammiro chi rimette le mani su un oggetto e lo rende di nuovo nella sua struttura originale, ma lo stesso rigore filologico che ha lui nel rimettere in ordine una Valentine o quello che sia, dobbiamo averlo noi nei rispetti di una memoria e di una storia così ricca, non impoverirla, arricchirla ancora, riproporre questa storia con le chiavi che ancora ci può offrire, che può offrire oggi a un dibattito smunto, povero, teoricamente e culturalmente, come quello di oggi. Io mi auguro che questo accada. Grazie, Carlo. Grazie. Michele, una domanda a te invece. Allora, più o meno siamo arrivati insieme su Ivrea, perché poi la candidatura UNESCO è stata e successa a cavallo, no? del cambio di giunta, e anche io sono subentrato, no? in Olivetti e in archivio più o meno nello stesso periodo, e abbiamo fatto un po' di cose insieme anche in questi anni, vedi il Festival dell'Architettura dello scorso anno, per restare sul tema, dove come Olivetti abbiamo fatto l'inaugurazione la sera prima illuminando la sede col tricolore, la sede che poi è stata la prima, no? Attività di restauro conservativo di un bene nella core zone di quello che era il patrimonio, di quella che era l'area riconosciuta dall'UNESCO. Allora, prima Matilde ci ha raccontato il punto di vista, no? dalla fondazione e, se vuoi, più di chi ha messo in moto i valori, e dal punto di vista tuo di gestore, no? Se così posso sintetizzare l'elenco di ruoli che ha citato Pierre all'inizio, di gestore del territorio, come vedi questa avventura iniziata nel 2018? Abbiamo letto sui giornali ultimamente di vari altri progetti, no? Che ci sono anche di restauri e di altre idee. Ci racconti qualcosa? Sì, approfitto per salutare tutti e anche un leggero imbarazzo a intervenire dopo il professor Olmo. Comunque cercherò di non fare brutta figura.
Allora, il sì, riconoscimento UNESCO è sicuramente, noi siamo arrivati tra l'altro proprio nei giorni immediatamente dopo il riconoscimento, che se ricordo male del primo luglio, ci siamo insediati il 10, per cui del 2018, per cui immediatamente dopo, quindi tra l'altro non avendo assolutamente alcun merito al riconoscimento. E immediatamente abbiamo capito che si trattava di un elemento di comunicazione, di orgoglio e assolutamente prezioso e fondamentale per ripartire, fare in modo che la città potesse cogliere opportunità che immediatamente erano collegate al riconoscimento stesso. Dico una banalità, grazie al riconoscimento nel primo anno siamo riusciti ad accedere praticamente a quasi 5-6 bandi, a contributi seguenti a bandi a cui abbiamo partecipato, anche grazie a un ufficio bandi che è costituito, che è sicuramente molto attivo e molto preparato. Però il riconoscimento UNESCO è stato fondamentale nel riuscire ad attingere a questi contributi. In due casi specifici era obbligatorio, proprio perché erano proprio bandi riservati a città che erano sedi di siti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Uno è quello della legge 77, l'altro è della legge regionale, che ha proprio come finalità la fruizione e la visitabilità di immobili e aree site all'interno di città che hanno, in cui vi è sede di un sito patrimonio mondiale, a cui abbiamo appunto partecipato per riuscire a lavorare su uno dei pochi immobili che la città, pochi immobili pubblici all'interno del sito patrimonio mondiale. Nella zona UNESCO parliamo di 120.000 metri quadri di immobili, in realtà il comune di Ivrea ha in proprietà il 2%, che sono gli insediamenti universitari in quel quarto ampliamento e l'asilo Nido Olivetti. La possibilità di partecipare a questo bando ci ha permesso di raccogliere un contributo da oltre 700.000 euro per un intervento da 1.060.000 euro, che sarà la prima parte della ristrutturazione, del restauro conservativo dell'asilo Nido Olivetti, con una finalità al momento ben delineata, che è quella di renderlo accessibile e visitabile. All'interno, come Gaetano ben sai, vi sarà anche vi sarà la ristrutturazione della Guardiania della Loggia Ardino, che saranno dei contenitori per raccontare quello che era il welfare olivettiano e in particolar modo l'asilo nido, progetto che stiamo portando avanti con l'archivio storico Olivetti e con l'archivio nazionale del cinema di impresa. Però soprattutto per noi è un primo passo in un percorso che vorrebbe arrivare ovviamente alla rifunzionalizzazione e alla originaria dell'asilo nido. Su questo tra l'altro abbiamo da pochissimo partecipato a un bando del Ministero dell'Istruzione, in questo caso da 3 milioni di euro, che dovrebbe portarci, nel caso in cui riuscissimo, speriamo, a vincerlo, finalmente a risolvere tutti i problemi, anche e soprattutto di ordine statico, per far sì che torni a essere nuovamente l'asilo nido della città di Ivrea. Un altro bando però, insomma, che mi piace sempre raccontare, quello a cui accennavi prima te, Gaetano, quello della testa dell'architettura. Senza riconoscimento UNESCO difficilmente avremmo vinto questo bando. Tra l'altro siamo arrivati terzi, l'unica città del nord Italia. Avevamo inizialmente, non speravamo di vincere, ci siamo riusciti, ma è stato un momento importante perché è stata un po' la prima festa della città su questo riconoscimento. È stato bellissimo vedere i residenti della core, della buffer zone, che aprivano le proprie case e le raccontavano loro stessi, facendole vedere a chi da Torino, dalla Lombardia, era venuto a vederle.
è stato bellissimo vedere i bambini, i cittadini aiutare gli street artist a lavorare sulla reinterpretazione delle grafiche olivettiane, applicandole come elemento decorativo sugli edifici della buffer zone. È stato sicuramente un momento interessante per la città, ma soprattutto un momento in cui si è avviato anche un percorso di appropriazione di questo riconoscimento e di orgoglio nell'esporre quelli che ne sono stati i valori. Dicevo che appunto la città di Ivrea di suo è proprietaria del 2% scarso di quello che sono tutto il patrimonio immobiliare all'interno della core zone, quindi sono quasi tutte attività private, ma a iniziare da Olivetti e da Casa Blu, in realtà molti sono stati poi a seguire e sono tuttora a seguire le attività imprenditoriali che hanno, come dire, una visione nel che è assolutamente in continuità con quella olivettiana nel lavorare su questi spazi che devono tornare, vogliono tornare a essere strumenti per attività imprenditoriali che non hanno nel loro core business la speculazione immobiliare, ma soprattutto sono casi interessanti di sperimentazione e innovazione. Il caso più emblematico è sicuramente quello di Icona, che nel 2017 ha acquisito dai Mattoni Rossi al terzo ampliamento un terzo di tutto il patrimonio immobiliare all'interno della corzone UNESCO. Un altro caso molto interessante è quello di Coi Valley e quindi Palazzo Uffici 1. Ma gli stessi fondi che in questi anni comunque erano proprietari degli immobili come Cromwell e la stessa Prelios hanno compreso e stanno avviando delle operazioni assolutamente interessanti nel cercare di rifunzionalizzare questi spazi. Altri casi interessanti, un altro caso interessante è sicuramente la scuola di leadership adattiva di Anno Olivetti, che ha i servizi sociali, il trasferimento dell'Agenzia delle Entrate. Per cui la comprensione anche del fatto che questi non si trattasse esclusivamente di un museo a cielo aperto, ma di strumenti che hanno nella loro rifunzionalizzazione il corretto percorso di valorizzazione è stato secondo me recepito ed è un percorso ben avviato, tant'è vero che il Centro del Patrimonio Mondiale proprio per queste attività pone una certa attenzione su Ivrea, sia per la gestione, per il piano gestione che per il piano di conservazione strategica, proprio perché è un caso molto particolare in cui è necessaria una condivisione di obiettivi fra comune, fra il pubblico e il privato, che poi è in gran parte proprietario degli immobili. E perché ci pone attenzione? Perché effettivamente potrebbe diventare veramente una buona pratica all'interno di tutto quello che è il panorama UNESCO. Così è molto particolare anche il rapporto fra core e buffer zone, cioè la buffer zone non è un'area tampone come succede in altri siti UNESCO. I valori della buffer zone sono assolutamente straordinari e interessanti, secondo me in alcuni casi anche a un livello superiore rispetto a quanto non avvenga in core zone. Poi vabbè, io sono particolarmente innamorato della buffer zone. È una cosa che abbiamo osservato con il festival, ma anche in questi mesi banalmente con uno strumento molto pericoloso che è il bonus 110 e quanto i temi della conservazione e della valorizzazione in realtà si stiano in qualche modo sono stati assorbiti dagli abitanti della buffer zone e molte volte veramente abbiamo delle richieste ovviamente su come poter intervenire su questi immobili cercando di usufruire del bonus 110 come strumento per poter valorizzarne la struttura, l'aspetto.
ma dall'altra ci viene proprio richiesto, cioè vuole proprio essere un dialogo per evitare di fare degli errori. Cioè, molte volte ci chiedono per favore cercate di essere rigidi nel dialogare con su questi immobili, perché è importante che non importante cogliere l'occasione, ma dall'altra parte dobbiamo evitare di deturpare o comunque di creare degli elementi di criticità, delle problematiche su quelle aree che continuiamo a, insomma, su cui continuiamo a lavorare, soprattutto grazie ai bandi. Purtroppo i bilanci comunali ci permettono di lavorare soprattutto come cofinanziamento a bandi nel progetto del piano di rigenerazione urbana che consegneremo per inizio giugno, per il bando interministeriale. Molte delle aree prese in considerazione sono in buffer zone, viene in mente una, ad esempio gli orti urbani di Canton Vesco, piuttosto che le case di quartiere la casa di quartiere del centro civico in Bella Vista. Per cui, oltre alla core zone, è importante il lavoro che si sta portando avanti sulla buffer zone. Ripeto, il riconoscimento UNESCO è stato fondamentale su questo tipo di approccio, su questo tipo di percorso, che è un percorso però più culturale che altro. E sono sempre convinto che nel momento in cui riusciamo a lavorare sugli aspetti culturali della società, meno abbiamo bisogno poi di norme e di regole che hanno poi sempre, come dire, un carattere insomma, sempre negativo nell'impatto. Grazie. Grazie Michele. Intanto un messaggio da parte di Carlo Olmo che si scusa ma si è dovuto staccare, stava molto bene, e quindi niente, un saluto da parte del professor Olmo. Il prossimo speaker è Cino Zucchi, che purtroppo come sapete non è qui con noi. Abbiamo comunque una testimonianza video che vogliamo condividere. Allora un secondo, condivido lo schermo, ecco. Avvisatemi soltanto se non si sente o se non va avanti, Gaetano. Allora, parti, per il momento è fermo. Buongiorno, sono Cino Zucchi, architetto. Volevo scusarmi con tutti per non essere con voi in presenza, perché le date del convegno coincidono con il mio viaggio di lavoro all'estero, però ci tenevo molto a dire due parole, perché penso che l'argomento trattato sia uno dei più importanti oggi, per un fatto storiografico, potremmo dire, culturale, nella grande vicenda del secolo scorso dell'architettura italiana e anche dell'impresa italiana, e oggi anche un elemento di riflessione per quello che verrà a venire. E ci sono persone ben più importanti di me, ben più preparate, che parteranno delle singole architettura olivettiana ivrea, e il fatto che Ivrea sia stata adottata dall'UNESCO come patrimonio umanità con il nome Ivrea città industriale del XX secolo, secondo me è molto importante, perché tocca la radice, il rapporto tra l'azione e il pensiero di una figura come quella di Adriano Olivetti e, diciamo, le varie manifestazioni nel tempo generate anche spesso da necessità di un'azienda che ha avuto momenti di grandissima espansione, per cui quasi era un treno in corsa, non finiva un'addizione che ne faceva un'altra. E questo nodo, che mi sembra quello cruciale, può essere visto sotto diversi punti di vista. A me interessa dare un contributo che sembrerà apparentemente generico, ma per me molto importante per chiarire il mio pensiero sul tema. Io sono un architetto progettista, però per parte della vita mi sono anche occupato, pur non essendo uno storico, di diciamo della storia culturale e fisica del Cinquecento milanese e delle architetture del primo e secondo dopoguerra.
E credo che ci sia una parziale fallacia in molti interventi della storiografia critica e anche di una storiografia moderna proprio sul rapporto di cui si parlava. Per esprimere il mio pensiero vado molto indietro nel tempo. Comincio da Antonio Regulino, detto Filarete, che nel suo trattato di architettura che ha scritto tra il 1460-64, dedicato a Francesco Sforza, dice la famosa affermazione il committente, il papà di un'opera d'architettura e l'architetto nella mamma. Interessante il ruolo materno assegnato all'architetto. Poi dice che come a un uomo piace sentire i complimenti sulla sua fidanzata, così il committente più volte torna a rimirare il cantiere ed è lusingato dai complimenti che gli fanno. Però padre e madre hanno, ci vogliono due per fare il bambino architettura, in inglese dicono il texto to tango, ci vogliono due per ballare il tango. La seconda citazione è quella da invece Carlo Borromeo, che nell'Instruzionum Fabrice Supplettilis Ecclesiastiche Libri 2, mi sembra del 1577, in piena età della Controriforma, e Carlo Borromeo sente il bisogno di fare un piccolo manualetto per i parroci di campagna per dare prescrizioni su come devono costruire chiese, oratori, altari e altra suppellettile sacra, no? E nel parlare delle chiese, in alcuni casi San Carlo è molto prescrittivo, ma in altri dice bisognerà poi andare da un valente architetto che saprà usare gli ordini dorico, ionico, corinzio. A quel tempo evidentemente l'unica architettura possibile era quella post-vitruviana, classica, potremmo dire, anche se in tardo Cinquecento. Ed è interessante però questo, perché nel momento che San Carlo fa il famoso Collegio Borromeo a Pavia, che potremmo chiamare il prototipo non solo dei collegi in senso generale, ma anche in epoca lombarda, diciamo in area lombarda c'è, diciamo, l'arco su colonne binate che poi ritroviamo cent'anni e più dopo nel Collegio dei Gesuiti a Brera e così via. Cosa voglio dire con tutto ciò? Che io non credo né a un'interpretazione antica dei critici che vedono, come dire, un'opera architettonica come la pura incarnazione di un'idea, in questo caso dell'architetto, assimilando un attimo architetto-artista, ma neanche una storiografia più contemporanea che vede invece una dialettica più forte, ma lo stesso vede il committente come qualcuno capace di dare un mandato, in questo caso forse di una specie di utopia di una fabbrica sociale, no? Non c'è oggi diciamo imprenditore che non apra un convegno con la citazione di Adriano Olivetti sul fine della fabbrica, che non sia il profitto ma invece, diciamo, la vita umana, ma quasi come anche un imprenditore dalle idee molto illuminate possa servirsi di alcuni architetti per mettere in bella le proprie idee. Lì voglio arrivare. Se noi esaminiamo vari eventi di una storia anche molto articolata di tutto il complesso di Ivrea, io mi sto occupando in particolare proprio progettualmente oggi della riforma, diciamo del nucleo forse più significativo, comunque originario, la fabbrica in mattoni rossi, disegnata direttamente da Camillo Olivetti, padre di Adriano, si trovano i disegni, mi sembra, del 1894-95. Tra l'altro potremmo dire che mentre fuori è tipicamente una fabbrica in mattoni, anche dal punto di vista linguistico molto simile a molti esempi della tardo Ottocento, dentro usa già il sistema NBIC, diciamo in cemento armato, spesso anche a prova di fuoco, che per quel tempo era molto innovativo. E invece intorno al 1933-34 Adriano, che commissiona la prima grande espansione di questa fabbrica originaria, che tra l'altro aveva avuto diverse superfettazioni, a degli architetti allora giovani, Luigi Ficini e Gino Pollini. Non è chiaro come Olivetti sia arrivato a loro,
Da una testimonianza di Figini e Pollini si dice che forse Adriano Olivetti era stato l'anno prima, nel 1933, alla quinta triennale e aveva visto questa villa per un artista fatto degli architetti giovani e per cui li aveva chiamati. Ma certamente, come dire, con questo primo lavoro Adriano Olivetti si fidelizza, si direbbe ad oggi. Tra l'altro è rinvenuto recentemente nell'archivio Olivetti una incredibile lettera di Le Corbusier che qualche anno, in quegli anni più o meno, scrive Adriano Olivetti, dice Adriano, lei è considerato un imprenditore molto illuminato, mi piacerebbe mettere il mio talento al suo servizio. Adriano risponde gentilmente, grazie a Le Corbusier, ma sto già lavorando con Luigi Fillini e Gino Pollini e mi trovo molto bene, per cui non ci sono aperture a breve, potremmo dire, in maniera gentile, lo sta dicendo. Le Corbusier risponde, ah, come sono contento che lei nelle mani di architetti così bravi, però Figini e Pollini in fondo sta mettendo in bella le mie idee utopiche, per cui tanto vale che chiami me. Questa lettera attesta quasi un Le Corbusier che vuole rubare il lavoro a Figini e Pollini, cosa che è piuttosto divertente. Detto questo, l'intersezione tra un ideale di fabbrica aperta, no, che per esempio legata alla luce, alla flessibilità, si interseca con invece una cultura di quel tempo di cui sarebbe interessante vedere, come dire, la diversità dei riferimenti. Certamente Figini e Pollini conoscevano Le Corbusier in quel momento molto importante, ma avevano anche un forte riferimento a un'architettura, diciamo, del nord Europa, in particolare tedesco, sono gli anni anche della Bauhaus, che tra l'altro è stata recentemente restaurata, e se andiamo a vedere, diciamo, tutto il grande Pan de Verre, così si chiamava quel tempo, la grande vetrata continua, in particolare del secondo ampliamento, possiamo vederne molte analogie con quella fatta da Bauhaus e a un'altra grande opera, forse nota più agli architetti, che è la fabbrica Vannelle di Brinkmann van der Vloet a Rotterdam, recentemente restaurata e tra l'altro essa stessa, dopo il restauro, dichiarata patrimonio UNESCO. Grande modello, diciamo, della fabbrica, non solo come luogo, ma anche come che incarnava in particolare nello spirito nordico questo senso quasi di moralità. Non c'è dubbio che con la Fagus di Gropius, con la Ege di Behrens, la fabbrica non era solo un edificio, ma rappresentava con queste grandi vetrate una sorta di onestà costruttiva persa nella decadenza borghese del villino, no? Per cui certamente la fabbrica si carica non solo di essere se stessa, ma neanche più grande apporto ideologico. Forse mi fermo qua, nel senso che la scommessa oggi sarebbe quella di prendere tutta questa eredità, no? E, diciamo, molto più complessa, poi nella storia evidentemente diranno Olivetti e sue collaborazioni con grafici, artisti, letterati, no? La lunga sfilza ne fa vedere il carattere di grandissimo visionario, in questo senso forse più simile a quei principi o quei papi che sapevano scegliere bene, mentre non sempre possiamo dire lo stesso dell'imprenditoria moderna. Ma quanto un processo genera e pietrifica, potremmo dire, in un esito. Auguste Perret, maestro di Corbusier, diceva: l'architetto è colui che costruisce il permanente attraverso il temporaneo, e il temporaneo l'ho visto anche nel programma. Cioè, è molto interessante vedere come il funzionalismo, per azzerare, diciamo, tutti i cascami anche storicisti della tarda architettura eclettica, voleva fare il grado zero. In questo senso la funzione veniva visto come qualcosa in cui, a cui guardare senza pregiudizio. Claude Lévi-Strauss parlava di una figura retorica dell'ingegnere
che in fondo non ha pregiudizi, ha metodo e non forma. La forma è solo l'esito finale, per cui di un modello tutto funzionalista potremmo dire che si parte senza pregiudizi formali, ma ciò non è vero. Io credo che la storia concreta delle cose fa vedere dove questa astrazione del metodo propugnata dal moderno, un metodo con la M maiuscola che metterebbe in condizione una persona di, come dire, di guardare con occhi freschi, in realtà corrisponda invece a, non abbia cancellato del tutto, quegli usi e costumi, quei modi di fare, quei rapporti tra persona che generano quello che oggi potremmo chiamare una cultura materiale. Oggi noi possiamo buttare via, anzi lo facciamo spesso, un telefonino appena obsoleto, ma la città non possiamo buttarlo via, no? La grande differenza tra l'architettura e la costruzione, la città è una macchina, se anche la, diciamo, se la casa fosse una macchina per abitare, come diceva Le Corbusier, la differenza è che noi viviamo in città costruite da persone con valori, tecniche molto diverse dalle nostre, e il grande paradosso della Olivetti come la vediamo oggi è qualcosa nata con una velocità pazzesca. Se guardiamo la storiografia delle fasi delle addizioni è difficilissimo, perché ogni mese si presentava un permesso di costruire, gli archivisti lo sanno meglio di me, dove continuamente la prima addizione a due piani, poi ne ha tre, poi gli mettono la portineria, poi gliela tolgono, poi tacco dietro. Per cui in realtà, come dire, veramente era un treno in corsa, e Figini e Pollini facevano gli architetti condotti. Per oggi noi andiamo nel Salone del 2000, nei grandi chef, in tutti questi spazi, e ne ammiriamo una specie di consistency in quanto tale, talvolta anche legata a soluzioni tecniche, ma anche proprio spaziali, e diamo un valore adesso anche al decadere della loro funzione originaria, no? Una funzione genera un oggetto, un prodotto, ma il tema è: questo prodotto sopravvive alla sua funzione? Sembrerebbe di sì. Noi stiamo in fondo congelando, speriamo non santificando troppo, gli esiti di questo primo funzionalismo, che proprio appariva come qualcosa in un certo senso così legato a funzione che avrebbe dovuto cambiare a cambiare funzione. Per cui tenere oggi questi spazi, capirne il potenziale e capire forse come essi, nati nella prima età della macchina, proprio per il respiro, per la generosità spaziale che hanno dentro, possono ospitare funzioni, sensi diversi, non da ultimo funzioni in natura di nuovi modi di lavorare. Evidentemente la ristrutturazione della ex ICO prenderà le forme che oggi, senza usare troppe parole inglesi, si potrebbe chiamare di co-working, di luoghi di lavoro anche, per esempio, dove c'è molta ricerca e poca produzione, ma anche di modi di stare insieme, c'è il museo tecnologicamente, ci sarà forse l'archivio Olivetti, tutto il tema della QA, dei visitatori del sito UNESCO, per cui il nucleo originario Olivetti si farà carico di fare un po' da, speriamo, da catalizzatore di una rivalutazione di tutto il patrimonio che oggi evidentemente è sottoposto anche a proprietà molto diverse, con un misto di forte senso di conservazione. Io a collaborare, diciamo, i miei clienti, che è Icona che ha comprato diciamo, questo nucleo, e insieme abbiamo discusso, abbiamo chiamato Franz Graf come consulente, uno forse dei più grandi esperti degli serramenti degli anni, di quegli anni, no? Ha collaborato a molte dei restauri che ho detto prima, e tuttavia senza in un certo senso paralizzare Ivrea nelle memorie del passato. Si può oggi partire da queste memorie e guardare in avanti, anche perché non bisogna, spesso mi capita di fare una battuta, non so quanto felice, dicendo Ivrea deve guardare Adriano Olivetti non come il film di Hitchcock di Rebecca la prima voglia, è un famoso film di Hitchcock dove come dire, c'è l'ossessione di questo fantasma della moglie precedente, appunto Rebecca, che opprime il rapporto di coppia, per cui niente del passato deve diventare oppressivo, no?
E forse oggi, in un momento di grandissima competizione globale, la lezione, in fondo, quando è stato aperto il negozio fatto da BPPR, con questo bellissimo pavimento di pietra che veniva e sosteneva, non so se era già la lettera 22, mi sembra sulla Quinta Strada a New York, era incredibile, no? Olivetti che andava lì, gli LM a Barcellona, in tutto il mondo, in fase post-Adriano, cioè, ha lavorato anche De Corbusier, Louis Kahn, diciamo il negozio Carlo Scarpa in Piazza San Marco, che adesso è diciamo, frutto di conservazione. Tutta questa vitalità, tutto questo incredibile fermento non deve venire congelato. Io credo che oggi Ivrea potrebbe diventare il luogo di, come dire, di una specie di pila culturale che al cospetto di queste opere possa stimolare cose nuove. E se devo finire con ricordi di, diciamo, delle scuole medie, si leggevano i sepolcri, forse no, Ugo Foscolo, che dice: «Ai gregge cose il nobile animo accendono le urne de forti o pin de monte». In questo caso si parlava di tombe, no? Quando Napoleone voleva mandare le tombe fuori dalle chiese. Forse le architetture del passato, con questa loro freschezza che sprigionano ancora, possono stimolare architetti come me, che ormai sono vecchio, ma specialmente la generazione più giovane, a lavorare, lavorare, lavorare per rispondere al bisogno di questo tempo. Vi ringrazio tutti per la pazienza e spero di vedervi in una prossima occasione. Arrivederci. Maria Alessandra, adesso è giunta la tua domanda. Allora, ti abbiamo visto nel docufilm di Davide Maffei, Prospettiva Olivetti, che ha raccontato un po' di questa storia che abbiamo sentito anche stasera. E stiamo parlando anche di generazioni diverse di architetti. L'abbiamo visto con Michele, l'abbiamo visto con Carlo Olmo, l'abbiamo visto adesso con Cino. Quindi, qual è il tuo, come vedi tu, anche da posti diversi, visto che in questo momento sei a Treviso, no? E con il tuo studio avete anche una base a Londra, quindi non sei posizionata su Ivrea come punto di lavoro e di attività focalizzate come qualcun altro. Qual è il tuo punto di vista su questa storia, no? E ricordo che poi tutto il percorso dei documentari è stato fatto anche ovviamente con i materiali dell'archivio citati anche da tanti altri. Quindi un punto, vogliamo da te un punto di vista esterno, no? Se ce lo vuoi dare. Allora, intanto vi ringrazio moltissimo di questo invito, sono veramente onorata di poter essere qui e avevo pensato di raccontarvi un po' una piccola storia, nel senso una piccola testimonianza che è molto molto personale in questo caso, cioè la legacy di Adriano Olivetti non finisce a Ivrea e non finisce con quello di cui abbiamo sentito, ma per noi ha avuto un impatto importantissimo. Io sono una giovanissima studentessa di architettura e lavoro con Carlo Cappai, che poi diventerà il mio socio prima e poi il padre dei miei figli, e insieme frequentavamo il corso di Gino Valle in quel momento, quando Carlo mi chiede se avevo voglia di aiutare il papà Gino in studio Cappai Mainardis a completare un concorso. Io un po' ovviamente accetto questa meravigliosa proposta, entro in questo studio che è una specie di laboratorio pieno di cose e sono un po' come Alice, no? Nel Paese delle Meraviglie, e vedo schizzi, prodotti di design, prototipi, e vedo a un certo punto una divisuma gialla di fianco a questo prototipo di un pezzo della casa gialla di Mira, no? E in quel momento resto senza parole, perché mi si accendono tutta una serie di domande che prima non avevo
neppure pensato che potesse esserci questa relazione tra un piccolissimo oggetto e questo pezzo di questo edificio. Di fianco poi c'erano le immagini di questa casa gialla restaurata, ma un pezzo di quella casa gialla era diventata la sala riunioni all'interno di uno studio e quindi di un laboratorio, diciamo, veneziano. Quindi immediatamente mi si sono, come dire, accese queste potenzialità, no? Tante scale diverse che potevano essere messe insieme. E così è incominciata un po' questa conversazione con Iginio, con il papà di Carlo, che spesso mi raccontava proprio qual era stata l'esperienza durante la progettazione del progetto del centro di servizi sociali e residenziali Olivetti alla sera. Poi, come dire, sempre frequentandoli andavo a casa a mangiare e lì c'erano i piatti con scritto La Serra. Quindi, come dire, tutti questi oggetti che in qualche modo stratificavano la loro presenza nel mio mondo, nel mio mondo dell'architettura che si stava formando, no? E questo è un po', secondo me, vi ho raccontato questi aneddoti veramente personali, perché mi pare che siano potentissimi di quella che forse è una delle prime lezioni di olivettiane, che almeno io ritengo fosse una lezione, quasi che il design sia una qualcosa di accattivante, come un gioco, no? Viene disegnato sicuramente per una funzione specifica. Però grazie alla forma, al colore, alla riformulazione del rapporto tra le sue parti, e in questo caso è stato molto interessante sentire quello che diceva Cino adesso, come dire, questo gioco può continuare, no? Continuiamo a giocare. E questa mi pare una cosa assolutamente potentissima, no? Cioè, l'oggetto di design restituisce, e per oggetto non intendo solo l'oggetto fisico, ma intendo anche appunto il mondo dell'architettura, le architetture restituiscono proprio quel tempo, quell'innovazione, quella ricerca, e lo fanno appunto in questo modo leggero, in questo modo di gioco. E a Iginio proprio chiedevo questo: raccontatemi il segreto di questa leggerezza, no? Come si fa a fare qualcosa che sia leggero e che si trasmetta nel tempo? E quindi in qualche modo nei discorsi di Iginio calcolatrici e i pezzi di città si confondevano, no? C'era sempre questa commistione di scala, raccontava lui con grande gioia, con grande euforia di questa rinascita del dopoguerra italiano in cui l'innovazione del design si mescolava con la tradizione costruttiva, non era veramente solo innovazione, ma era sempre un bridge, no? Un ponte tra le due condizioni, di valori sociali e di idee che diventavano prodotti ma che dovevano essere diffusi, no? L'ha detto prima Carlo Olmo, mi pare, professor Olmo, e questa era la diffusione, la potenza di questo messaggio, no? Non il prodotto singolo, era proprio il rendere tutti partecipi di questo. Lo stesso nome, no? Si chiama Servizi Sociali e Residenziali. È come se questa società dovesse essere nominata per essere sempre essere presente, no? Nelle parole, nei discorsi. E Iginio e Piero Capai Mainardis erano, come dire, giovanissimi, avevano 32 anni quando vengono chiamati da Volponi e Zorzi a lavorare su questa cosa. Quindi anche questa è una cosa strana, no? E cosa fanno? Da giovanissimi cercano di costruire fisicamente le utopie degli Archigram, erano affascinati da questa idea di una società senza confini, non c'è un dentro e un fuori, nel centro sociale e residenziale Olivetti non c'è una porta, no? È la città che si infila dentro e che fluisce all'interno di questo spazio, questo spazio pubblico che diventa la spina dorsale del progetto, il protagonista. Anche questo un po' ce lo siamo portati a casa, no? Il tenere la potenza dello spazio pubblico. È un po' anche nel progetto di Gambetti a Isola, no? Non c'è un vero confine tra paesaggio e architettura, è come se questa condizione diventasse sempre una condizione di soglia più che di confine, di limite, di bordo, no? E quindi non sai più se questa divisuma è una calcolatrice, un gioco, un bellissimo soprammobile, no? E quindi a me piacciono queste condizioni, o penso di aver ereditato un po' questa condizione di spazi ibridi, no? E poi la seconda grande lezione è il racconto della costruzione di Ivrea, no? La sfida di riuscire a combinare il design di queste celle residenziali con
l'innovazione potentissima e tecnologica degli scafi dell'industria aeronautica e l'artigianalità dei carpentieri veneziani che Gino Piero e Capai Menardi, scusate, mi viene sempre questa cosa molto personale, si portano da Venezia, no? Perché devono rendere preziosi, sofisticati, accoglienti, bellissimi questi scafi, no? E Capai e Menardi continuano a giocare con questi dettagli, sono questi dettagli e la commissione di questi dettagli che in qualche modo ricordano anche questa Venezia, no? La Venezia che è la loro città di origine, dove ci sono commissioni di stili, eccetera. Quindi, per Olivetti è anche la stessa cosa, no? È anche la legacy di questo progetto che ossessione e passione che viene, che deve essere controllato in ogni dettaglio e che, come dire, che Capai Menardi continuano a fare poi nel loro percorso, con, quando fanno scuole, municipi, palestri, uffici postali e così via. Per quanto riguarda noi, spesso ci chiedono se sia stata per noi pesante, no? Questa eredità di avere due grandi architetti come precursori di questo lavoro. E la risposta è no, perché intanto perché Capai Menardi ci hanno buttato fuori dallo studio, cioè non hanno voluto che lavorassimo con loro in qualche modo, no? Perché ci dicevano che l'architettura, se sei bravo, te la inventi, non è che ti viene dato un lavoro, te lo devi creare, te lo devi inventare, e non stavano solo parlando di forme, stavano parlando di idee, di valori che quelle forme esprimono. E quindi ogni volta è quasi la volontà di fare un viaggio che non puoi fare da solo. Questa è anche la grande lezione, un'altra delle grandi lezioni, no? Devi farlo in squadra, devi condividere gli stessi valori, devi provare piacere nello spazio, nel tempo di creazione del prodotto. E quindi c'è questa potenza del processo più che del prodotto, che secondo me è un altro degli elementi fondamentali. Il processo del progetto è la gioia di condivisione di idee, di principi, la soluzione della tecnicamente più efficace, ma è anche un po' un viaggio, no? È un buon pranzo quando vai a trovare un cliente o fermarsi a un paesaggio inaspettato. E poi ancora mi raccontava questa filosofia, no? Era un modus vivendi che si rispettava, che si respirava a Ivrea. E appunto gli incontri con Volponi o con Zorzi, questa intelligenza che si mette a servizio della comunità e che continua a investire appunto per costruire delle eredità future. E questa è appunto forse l'ultima cosa che voglio dire che ci portiamo, diciamo, nei nostri progetti o nel nostro modo di lavorare. Olivetti costruiva questa comunità perché fosse libera di disegnare, perché potesse restituire il massimo della potenzialità, avendo cura poi di che cosa? Dell'educazione delle famiglie, dell'educazione dei figli, cioè proprio sentendosi in qualche modo sicura. E l'architettura e il design costituiscono l'identità di questa comunità, la scenografia, perché alla fine il cliente sia pubblico o privato, l'architettura è sempre pubblica, no? Questo un po' ce lo siamo portati, diciamo, con noi. Questo è il motivo per cui, oltre ai progetti più grandi di rigenerazione urbana o di sviluppo su cui stiamo lavorando in Italia e all'estero, abbiamo dedicato grande attenzione in Italia alle scuole italiane, le abbiamo esposto questa battaglia sulle scuole alla 15ª Biennale di Architettura, perché proprio l'idea è nata forse da questa possibilità, no? Di poter sfidare una tipologia comune e poterci mettere dentro invece qualcosa in più, sfidare un mercato che era consolidato, costruire scuole economiche che invece potessero essere aperte oltre l'orario scolastico, con spazi come auditori, palestre, mense, giardini e così via, condivisi con le comunità. Siamo molto orgogliosi che grazie alle nuove direttive del MIUR questo sia diventato il modo in cui si costruiscono le scuole in Italia. E appunto questo un po' ci deriva da questa legacy olivettiana, forse almeno così noi pensiamo, cioè anche un'idea molto piccola, se ci credi, può riuscire a trasformare il mondo, può riuscire a farlo diventare più equilibrato in termini sia economici, sociali e ambientali. Quindi noi in qualche modo, come piccolo studio o come dire nei nostri lavori, lavoriamo su progetti, su idee, diamo forma
in modo che le nostre scuole rosse possano riuscire a dare a tutti, a tutte le comunità, la sensazione di quella di Visumma gialla che mi ha colpito quando sono entrata nella studio. Grazie, grazie mille. Bello, bello questo percorso, è interessante. Peccato sempre avere poi poco tempo, come ci diciamo tutte le volte, perché certo. Ognuno di voi racconta delle bellissime storie e sarebbero da riapprofondire con due o tre giri. Comunque ci attrezzeremo per fare delle puntate successive, per forza di cose. Allora, sono le 19:52, siamo ahimè alla fine. Se ci sono delle domande intanto, anche da chi ci segue, può direttamente nella chat scrivere la domanda. Io volevo soltanto condividere intanto questa presentazione, che è la nostra, sono i nostri appuntamenti. Il prossimo, come vedete, il 10 giugno del 2021, e parleremo della Valentina, la portatile rivoluzionaria. Ci sarà Chiara Lessi, curatrice, aspettate che lo metto più grande, curatrice saggista e anche docente di storia del design, Carlo Torchio, che conoscete, Elena Testa, responsabile del patrimonio archivio nazionale cinema d'impresa. E poi naturalmente Gaetano è il sottoscritto. Gaetano, se vuoi... Io sì, allora... Controllo solo la chat, aspetta un secondo. Sì, sì, sì. Ma direi che non ci sono domande, è un po' tardi, quindi ti lascio per la chiusura. Ma io volevo, prima di ringraziare, visto che prima parlavamo di Treviso, a Treviso da domani comincia una mostra su design e cultura secondo il pensiero di Olivetti, quindi dove ci sarà un intervento anche da parte dell'archivio storico della Fondazione Adriano Olivetti insieme a Cappelli Design, che l'ha organizzata insieme a loro. Giusto perché almeno stiamo parlando di design, no, Anna Maria, Maria Alessandra, sei a Treviso, almeno se vuoi andare a vederla c'è quest'altra cosa interessante. E niente, io ringrazio veramente tutti. Ci stiamo divertendo anche noi. Io lo dico col cuore, perché sono lezioni, no? Impariamo tutti noi, io per primo impariamo tante cose, ed è bello questo confronto continuo. Andremo avanti sicuramente, oltre la fine di questa prima sessione a luglio, proseguiremo anche in autunno, magari facendone anche qualcuna dal vivo. Sì, grazie a tutti, grazie Matilde, grazie Michele, grazie Maria, Cino Zucchi, ahimè, è sempre sul volo aereo. Gaetano, ti saluto, un saluto a tutti e grazie. Grazie a grazie, voi. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Ciao. Buona serata, grazie. Buona serata. Ciao Michele. Ciao Michele, grazie.